Buonasera, ben arrivati. Buonasera a voi. Primo incontro e primo evento della Dante di quest'anno. Sono molto contento di poter inaugurare le attività con l'amico Mario Parodi, che presenterà il suo libro La leggerezza dell'allodola. Fallo vedere. Ah, lo vedono già. La storia di Giuseppe Tonari. Allora, devo dire che io non conoscevo assolutamente questo signore, ovviamente, nessuno lo conosce. Devo dire che Mario è un maestro a far emergere le figure degli sportivi. Con lui abbiamo già presentato altri libri, sempre con un grande successo di attenzione e di pubblico. E spero che anche questa volta sarà lo stesso, perché è riuscito con questo libro tirare fuori le corde dello suo scrivere. Mi spiace che non parteciperà Riccardo De Licio, che era previsto, come avete visto dall'invito. Lo punirò Fisicamente, fisicamente, brava Stitta, silenzioso. perché con De Licio avevamo in comune l'esperienza del Custorino, dove ho militato da atleta in anni passati. Comincia a distrarti. No, mi ha tolto la voce perché. Hai tolto la voce? Sì, Basta che ce l'hai tu. ce l'ho. Felicio poi, insomma, ha continuato la sua carriera sempre rimanendo all'interno del corso di cui è diventato Sì, e presidente. ha fatto molto per il CUS. Cos'è? Esploso, il CUS, come se lo sa chi è. Centro Universitario Sportivi. Però sono una persona che ama. Non sei una sportiva, perché hai imparato da Winston Churchill. Sai che avevano detto qual è il suo segreto, ormai era ultra novantenne, e lui aveva risposto lo sport, mai praticato. Detto, se è così, e quindi diventerai longevo. Noi invece qui parliamo dello sportivo in anni eroici. Del nostro sport. Siamo fatti. Allora, vieni un po' più vicino a me, che così ti vedono il computer qui davanti, perché ormai è più di un anno che registriamo i nostri incontri, i nostri eventi che poi vengono pubblicati sul sito della Dante. Ormai siamo arrivati a quasi 60 video che hanno una bella visione dappertutto, e quindi è una piccola soddisfazione del rinnovamento della Dante, che sta andando avanti ormai da alcuni anni. Naturalmente, la Dante, come sapete, è un'associazione priva di lucro che si basa essenzialmente per le proprie attività sul fatto di avere degli iscritti, quindi vi invito prima o poi ad associarvi come il nostro amico Mario. E ce l'ho la tessera, sì. Lo so, se no non saresti Ma qui. se no non so. Va Bene, bene, allora. allora dimmi, ma Perché? come, perché sei andato a beccare questo signore? Ma. Ah, poi scusate, ma E poi c'è il maestro della pesistica del CUS. Perché presentalo. quando. Dunque, De Enrico era mio. Presentalo, dimmi Sì, come si chiama. Salvatore Zaffino, che ha scritto anche la postazione. Perché quando andai da De Licio per dire, pare, io voglio scrivere un libro su un sollevatore di pesi, non mi è stato scritto mai nessun libro in Italia su questo sport. Lui mi ha detto: guarda, c'è una persona che
Ti mando da una persona che sa tutto sul sollevamento pesi, che è il maestro del CUS, che è lui, Salvatore Zaffina. Allora io andai da lui nella sua palestra e così conobbi anche i suoi allievi e mi ha dato molte informazioni su questo sport, che per me era anche sconosciuto. Come era sconosciuto anche l'atleta di cui ho parlato. L'atleta di cui ho parlato, che è questo Tonane, che ha vinto proprio 100 anni fa le Olimpiadi a Parigi nel 1924, il 24 luglio. Quest'anno appunto ricorre il centenario e le Olimpiadi si rifaranno a Parigi anche. Un sacco di combinazioni favorevoli Sì. per vendere centinaia di Centinaia o di migliaia. migliaia. Ecco, lascerei adesso la parola anche al mio amico Salvatore Zaffina, quale chiaramente la domanda che tutti gli pongono è sempre: cosa prova un sollevatore di pesi per godere dello sport, perché è uno sport estremamente ripetitivo, non c'è fantasia, e invece ci sono dei lati molto positivi. Prego. Buonasera, sarei un sollevamento pesi. Allora, avvicinati, Salvatore, perché così vieni inquadrato anche tu. Ecco. Buon mondo. Guarda, io ringrazio Mario per l'occasione, perché si parla sempre poco di sollevamento pesi. Tra l'altro, Ormai. l'ultima Olimpiade ha fatto 3 medaglie, quindi vuol dire che l'Italia comincia a prendere piede. Simpatica la cosa, perché quando mi chiamo pensavo volessi scrivere per fare i pesi, invece non voleva fare un libro. E poi ho capito che era in pensione. Non, lì al Custorino io ho universitari che vengono per lo sport, perché la nostra è una sezione agonistica, quindi noi facciamo pesistica pura, non abbiamo la parte amatoriale. E normalmente vengono per lo studio tecnico della ZADA, cioè, perché c'è un modo tecnico per sollevare i pesi, se no non si potrebbe sollevare così tanti pesi, così tanti chili. E lui poi niente, è arrivato, è rimasto un po' lì, ci ha visto sbattere sti pesi. Probabilmente non siete mai stati in una sala da sollevamento peso, avete visto le sale da bodybuilding. Sollevamento peso è una cosa molto particolare. Sollevamento pesi, si sollevano dei pesi in maniera dinamica, con un utilizzo di forza esplosiva, e ci va tanta concentrazione. Ecco perché poi abbiamo poi è partito il discorso, il dibattito anche con gli atleti. Per poter fare qualche cosa ad altissima intensità bisogna concentrarsi. Poi la spedisco anche in altri sport: prima di un salto con l'asta, prima di un salto in alto, prima di un tuffo, l'atleta si concentra. Questo vuol dire che l'atleta elimina qualunque interferenza e rimane lui, nel nostro caso, l'atleta e l'attrezzo intorno all'universo, non c'è nessun altro. In quel momento lì, ecco che viene, è come se il nostro fosse una macchina, accendiamo l'intero check panel, allora è possibile accedere in quella che noi definiamo la zona sollevamento pesi, che è una zona particolare. Non si può accedere in questa zona normalmente, si accede solo tramite un certo iter, una certa concentrazione. Poi nel tempo si impara. Paradossalmente, se uno volesse farlo da freddo, questa cosa non riesce a farlo. Riscaldandosi, entrando in una certa condizione, ecco che allora comincia a tirare fuori il meglio. Premetto, scientificamente provato, che quando si pensa di essere al massimale nel sollevare un peso, si è solo al 70%. Noi entriamo nel 71% con la concentrazione. Ecco, questa concentrazione che necessita innanzitutto di silenzio, ci è voluto un attimino, anche perché chiacchierava, ci chiedeva, cioè, adesso no. Lascialo stare, che no, lui non lo sapeva, perché se noi giochiamo tanto, ma noi sappiamo che quando l'atleta arriva al suo massimale, ci conosciamo poi in sala, perché gli atleti, bene o male, sono sempre gli stessi. Allora, ecco che parte il silenzio. Il silenzio è la cosa che diventa incredibilmente spettacolare nel momento in cui l'atleta sente il silenzio. È come se lui avvertisse la presenza degli altri che sono a favore della sua prestazione. Ecco che allora, a livello mentale, biochimico, succede un qualche cosa. Probabilmente sarà adrenalina, endorfine, anzi, non sicuramente sarà un qualche cosa che a livello biochimico, ormonale, parte, e l'atleta cede nel 71% di quello che poteva essere il suo probabile massimale. E solo lì riesce a fare bene un movimento, perché da noi non si fa solo un movimento semplice, è un movimento complessissimo. Pensate che lo strappo, noi abbiamo le due specialità, strappo e slancio. Adesso non mi dilungo nel spiegare, magari. Lo strappo è una tra le specialità più complicate e difficili tra gli sport. Ce la giochiamo col salto triplo e col salto con l'asta. Che noi abbiamo un peso enorme, lo solleviamo, lo catapultiamo in alto, lo lasciamo andare, ci ficchiamo sotto e lo acchiappiamo mentre lui scende.
tutto nell'arco di, lo strappo dura 3 secondi, 4 mentre secondi. l'altro è Si lancia, prima c'è si l'appoggio e porta poi c'è la l'appoggio. spinta. Quindi non c'è tempo di pensare, No, non si no, può pensare, assolutamente. Lì se sono, non sbagli. sono programmi motori non consci. Sì, Come? calcola il Sì, secondo, al assolutamente. E centesimo a sono dire. programmi motori non consci, sono stati fatti prima. Assimilati. E le sensazioni a quella intensità si possono riprendere solo con la massima concentrazione. Ecco che allora si entra in questa weightlifting zone, chiamiamola così, in questa zona particolare dove l'atleta dà il suo meglio. Io volevo raccontarvi un'esperienza in Australia. Io mi sono allenato un po' di volte in Australia al tempo, quando gareggiavo, e io ho visto un intero palazzetto fermo. L'Australia ha una forte scuola di sollevamento pesi. Quel periodo c'erano diversi campioni del mondo olimpici, perché era lì, qui era inverno, lì era estate, andavano lì ad allenarsi. Un ragazzino di, avrà avuto 16 anni, doveva fare neanche tanto 90 di strappo, doveva fare il suo massimale, si è alzato il coach, che è Marinov, si è alzato, piccolino anche lui, ha sollevato la mano, così si è fermata l'intera sala di 30 bilancieri, si sono fermati gli olimpionici, tutti in silenzio, hanno fatto fare l'alzata al ragazzino, il ragazzino si è sentito, vista. C'è tanta roba qui, si è sentito, ecco che allora viene fuori anche l'autostima tutto il Autostima, quanto. certo. Pop, sul 90 di strappo, l'applauso, riparte tutto, tutti cominciano, riprendono a fare il loro esercizio. Questo è il mondo del sollevamento pesi, non è un mondo di caos, di gente che urla, di no, 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 assolutamente. Noi entriamo in una zona particolare, perché se no ci facciamo male, cioè ci facciamo tanto male. E proprio per questo è difficile anche nelle gare trovare un atleta che nonostante tutto tirano i pesi a manetta forte, si facciano male, è difficile, io non ricordo. Quindi c'è proprio necessità del silenzio, perché Sì, assolutamente. concentrazione. Il silenzio e qualunque cosa si deve fermare, perché i nostri sensi, in particolar modo l'udito e la vista, intercettano disturbi. Quindi tutto deve stare fermo. Ecco che allora l'atleta fa la sua alzata e poi si riprende di nuovo a Silenzio dei chiacchierare. gesti, silenzio di tutto, dei gesti addosso. Assolutamente, assolutamente. Poi c'è tutto un rituale anche, cioè Certo, mettersi assolutamente. tacco alle mani, c'è tutto un Magnesio, rituale magnesio. prima, il cinturone che si Ma nel stringe. 1924. 1924 è l'anno d'oro per noi italiani perché vinciamo 3 medaglie d'oro. Se a Tokyo siamo arrivati a vincerne una medaglia d'argento con la Bourdignon e due con gli uomini, lì tre atleti ha vinto 3 medaglie d'oro, fra cui Tonani, fra cui Galimberti. Galimberti è un personaggio importantissimo. Non ho scritto il libro su Galimberti perché, poverino, lui è morto nel 39, e quindi perché è morto nel 39? Perché oltre ad essere un grandissimo atleta, era anche un vigile del fuoco e, talmente, e si è sacrificato, ha donato la sua vita per salvare 100 persone in un condominio milanese Tamponare dalle piante. per cercare di tamponare la fuoriuscita di gas da una turbina. Quindi pensate che personaggio importantissimo. Allora, tutti sconosciuti, Ma sì. la domanda del 24 non era cronologica, perché insomma, Salvatore, abbiamo sentito queste spiegazioni che sono ovviamente di una tecnica che è progredita nel corso degli anni, ovviamente. Io ovviamente i pesi li ho sempre fatti solo per fare potenziamento, ma io sono un po' più anziano, il mio allenatore si era inventato di riempire di sabbia dei copertoni di camion che ci ficcava sulle spalle per correre sui gradini del vecchio stadio di Atletica, quello che adesso hanno Fianco al abbattuto, comunale. e fianco al comunale. Sono questi gradoni delle cose, e quindi si zompava da uno all'altro con questi copertoni. È evidente che dal copertone la raffinatezza con cui si arriva adesso ad allenarsi, arrivare anche a tecniche, io immagino che siano legate al training autogeno, perché bisogna soprattutto conoscere se stessi, avere. Certamente nel 24 queste cose qui
Nell'abitato erano c'erano, sconosciute. non c'era solamente lo slancio, lo strappo, c'erano altre prove anche, che poi sono Sì, state c'era. abbandonate perché troppo pericolose. C'era la distensione lenta, Distensione lenta la che facevano aveva affrontato anche su un Angelo certo Tonadi. Sì, modo, sì, solo sì. che poi nel tempo, visto che gravava troppo sulla zona lombosacrale, e l'hanno tolta, lasciando quello strappo, lo slancio. Ma è stata una fortuna, perché poi la biomeccanica applicata all'esercizio ha tirato fuori un sacco di cose interessanti che sono servite ad altri sport, dalla pesistica per altri sport. Cioè il Certo. transfer della forza esplosiva della pesistica è servito poi per far migliorare altri atleti di forza esplosiva, l'uscita dai blocchi dei velocisti, Perché il lo saltatore a parlo? pallavolo. Poi Certo. noi, per esempio, io facevo 100, 200, 400, all'epoca c'erano queste cose che venivano chiamate gabbie, in cui ci si ficcava dentro e si doveva sforzarsi per spostare delle cose che erano inamovibili, ovviamente, no? E quindi questo creava il potenziamento di per sé. Ma tutte queste cose che hanno a che fare poi con una fase esplosiva, si basa su un potenziamento che è legato ai pesi, perché altrimenti diventa impossibile. Naturalmente nessuno può avere queste cose, anche se ovviamente ognuno può essere, anzi è portato naturalmente per una specialità rispetto a un'altra. Però ancora non mi hai risposto alla domanda, Mario. Come ti è venuto in mente di andare a pizzicare questo Tonani? Allora, io ero in montagna dove ho una casa a Piappetta, andavo in montagna con un mio amico che poi ha avuto un infarto, non è più andato, e lui mi fa: ah, perché non scrivi, tu che scrivi questi bei libri sullo sport, perché non scrivi un libro sul fratello di mio nonno? E ho detto: ma fratello di tuo nonno cosa? È medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi. Ah, che disciplina? Sollevamento pesi. Dico, e io gli faccio: ma chi vuoi che interessi il sollevamento pesi? Come faccio a scrivere un libro sul Lui, sollevatore? per esempio. No, allora, aspetta, aspetta. Però lui mi ha dato comunque l'indirizzo della figlia di questo sollevatore di pesi, anche della nipote, che poi andai a trovare. E devo dire che mi ha raccontato la storia dal punto di vista della vita, che non è legata solamente al sollevamento pesi. E devo dire che la medaglia d'oro è un optional rispetto alla vita talmente interessante che ha vissuto questo grande campione, che è nato nel 1890 all'Odivecchio ed è morto nel 1970 a Milano, quindi ha vissuto 80 anni ed ha fatto tante cose nella vita, oltre appunto il vincere le medaglie d'oro. Perché la leggerezza dell'allodola per un sollevatore di pesi? L'allodola, cosa c'entra l'allodola con dei pesi così? L'allodola pesa 2 etti, cioè il peso dell'allodola, no? Duetti, Di meno anche. ne dubito, sarebbe una lodola grossa così. Appunto, dimmi. 20 grammi. No, quanto pesa la lodola? Ah, 20 grammi, 10 grammi. La lodola 20 grammi. Non Sì, vabbè. Allora, il problema è questo, che la lodola. Io volevo dare un altro titolo, che è come sollevare 100 anni di storie, però l'editore appunto mi ha detto, ma è un po'. È troppo da un libro troppo, se vogliamo, tecnico, eccetera, troppo da specialisti. E allora io ho trovato la leggerezza della lodola che c'entra niente, apparentemente, perché lui è nato Lodivecchio. Allora, Lodivecchio ha come emblema la lodola, perché Scusami Lodivecchio. per un secondo, la lodola pesa tra i 17 e i 55 grammi. Ecco. Io ho detto 20. Qui, ecco, la lodola. Dunque, quindi. Grazie Pino, comunque, è sempre puntuale. Eh beh, con Google è chiaro che abbiamo delle modalità oggi per conoscere tutto in breve tempo, eccezionale. Comunque, la lodola è l'animale sacro dei Celti, e i Celti hanno fondato Lodivecchio, e quindi il nome Lodi deriva proprio da Alauda o Lodola, Laus Lodi. Ecco, e poi la lodola come è un uccello cantato dai più grandi poeti, da Shakespeare, a Dante, eccetera. E la connotazione qual è? Quella dell'allegria, dell'ottimismo, della velocità, insomma. Quindi è un uccello che dà veramente, dal punto di vista connotativo, tante cose importanti. E il libro è cucito, c'è sempre bisogno di uno spazio di fantasia, di allegria nella vita, che anche lui ha affrontato. Ecco perché la leggerezza dell'allora.
E poi anche la copertina. La copertina è stata fatta dal nipote del Cappione, ha fatto da questo sollevatore di pesi stilizzato. Questa è la medaglia d'oro che lui ha veramente vinto. Questa è la medaglia d'oro di sua. E questa è la lodola, appunto, che si stacca e vola, insomma. Il libro poi attraversa. Poi ha avuto una vita estremamente densa. Pensate che lui ha partecipato tutta la prima guerra mondiale, tutta la seconda, e anche la guerra di Libia, prima Libia e poi la prima guerra mondiale. È stato 3 volte, ha avuto come si chiama già, il foglio di congedo illimitato. Prima perché ha fatto il servizio militare e poi è partito per la guerra di Libia, un'altra volta, la terza volta la guerra. Giovanissimo. Sì. Lui è partito per non far partire i suoi fratelli. I suoi fratelli sono ben 6 fratelli maschi. Come cambia la denatalità, non ci sarà più un Tonanni nella prossima generazione. Pensate come non nascono più bambini, quindi tanto meno maschi. Quindi va bene. Poi è andato a Milano e ha svolto un'attività molto importante nel traffico del latte, cioè lui aveva affittato un edificio sul Naviglio, arrivavano i barconi con latte e lui faceva analizzare dove vendeva tutta la città. E poi però la cosa più importante è che nel 1939 ha avuto l'accortezza di, essendosi fatto un bel po' di soldi con questa attività del latte, per esempio la centrale del latte di Milano nel 1930, prima in Italia, era lui che procurava il latte a tutta la centrale, Centrale. quindi si è fatto un sacco di soldi. Il latte gli arrivava dalle campagne, Sì. ovviamente. Mentre il vino arrivava erano 3 fratelli che hanno proseguito l'attività insieme, hanno sposato 3 sorelle, le quali erano dell'Oltre Popavese, produttrici di vino, quindi latte e vino ce l'avevano tutti e Latte, volenti. vino. Ma cosa ha fatto? Nel 1939 ha comprato 4 cascine e ha formato una specie di impresa agricola. Ha preso un sacco di contadini e li ha pagati bene. E quindi a Milano, mentre a Milano, voi sapete, il grano veniva prodotto anche nelle piazze della Scala, eccetera. Lui aveva le risaie, aveva piantagioni di grano, alberi da frutto, animali, insomma, ha potuto vivere bene durante la guerra e farsi anche qua un po' di soldi. Ecco. Come avete capito, Mario tende a divagare. Perché Nei cosa? suoi libri sono così. È No, questa è una storia. storia. Allora, uno si aspetta di trovare un libro che parli di sport. Beh, ma sai, Allora, sollevamento pesi ho parlato. Ho parlato anche di fuoco. ovviamente su Owens, però questo è il bello dei libri di Mario, perché io, insomma, Anche il Owens, libro certo. su Owens, naturalmente per affinità elettive, mi sarei sentito più attratto dal libro. E invece, in tutti i libri di Mario c'è questa grande capacità di entrare L'anima. dentro l'anima della persona, di arrivare, contestualizzando anche storicamente il tempo in cui è vissuto, tirando fuori delle vicende che diventano appassionanti perché estremamente umane, non legate tecnicamente allo sport a cui si sta dedicando in quel momento. Però proprio per questo immagino, allora facciamo uno scoop, visto che abbiamo qui l'editore, mi piacerebbe sapere quanto è facile o quanto è difficile pubblicare un libro di Mario. Governarlo. Governarlo, perché se no diventa un. Tanto per dire, avevamo appena iniziato io, No. avevo già pubblicato il libro di Owens, che è stata una rivelazione, che per me, perché vedevo le immagini ogni tanto, la storia, questi programmi trasmettevano qualcosa delle Olimpiadi con Hitler, dove vinse la gara dei 100 metri, questo nero venuto dalla provincia più profonda nordamericana. Quindi
Quindi grande colpo, come dire, di natura anche ideologica nei confronti del nazismo, della superiorità della razza ariana, perché poi il competitore più diretto era questo Lucelò, Long, che era suo grande che amico, però una storia bellissima, una ammirava storia questo, sono diventati amici, amicissima, amici oltre la vita è anche. una cosa bella che anche i figli di questi due atleti hanno continuato, no, a arrivare. E eravamo ancora così a crogiolarci un po' dell'uscita di questo libro. Stavamo andando a presentarne un altro a Novi Ligure di un amico comune, e nel viaggio di ritorno mi ha riempito di questa storia di Tonali, che per me era sconosciutissimo, come per tutti, e ha cominciato a darmi anche dei particolari. Io, come dire, ero già un po' stanco a guidare da Novi Sì, Ligure al ritorno, ho detto mi finisco perché qui, era mezzanotte. che era mezz'ora, però poi mi ha tenuto sveglio, perché in realtà questa storia cominciava a essere, eravamo credo a giugno, luglio, qualcosa Sì. del genere, e poi è spuntato fuori nell'arco di pochi mesi il libro completo. La dicitura, a parte il titolo che ho frenato all'origine, era questa vicenda di Tonani tra il saggio e il romanzo, che è una dimensione che è interessante, appunto, è quella che consente di tirare fuori gli aspetti umani. Il saggio si sarebbe limitato a dire quanti chili aveva sollevati, e invece il romanzo dice perché li ha sollevati, con quale spirito, dove voleva arrivare o cosa l'ha spinto, perché credo che sia un campione nato, come dire, senza la sua particolare volontà, si era allenato, aveva gareggiato tantissime altre volte, ha partecipato alle Olimpiadi precedenti, era arrivato secondo, mi No, pare. prima come tiro alla fune, prima. Tiro, sì, c'era anche questo sport, c'era questo bellissimo sport. Tiro alla fune. E poi romanzo, perché inguaribilmente lui aggiunge poi del suo nell'entrare nella persona, e forse c'è zecca anche nel trovare lo spirito, essendo uno sportivissimo anche lui, adesso che è guarito dalla sua frattura al bacino, già di nuovo sulla bicicletta, e già mi parla del prossimo libro, quindi immaginate come siamo messi. E questo libro davvero ha aperto un mondo, perché a parte che nel raccontare le sue vicende della Prima Guerra Mondiale si scoprono aspetti per me inediti, cioè, questa storia così mitica, così importante, dei nostri soldati su per le Alpi, raccontata da uno dei protagonisti che si caricava i cannoni sulle spalle per Sì. portarli fino. Capiamo come ci si allenava a quei tempi, cioè, Lui nella era pratica, super perché allenato. da piccolo alzava i tronchi degli alberi e poi da grande lo mandavano a combattere. E poi anche le altre storie che si sono raccontate. Per esempio, c'è questa dimensione della Milano che rinasce dopo la Seconda Guerra Mondiale, legata alla capacità industriale, alla mentalità, prima ancora che erano queste persone. Lui, che noi purtroppo, e mi scuso, io prima di tutti pensavo che gli sportivi siano solo dei muscoli in azione, raramente cerchiamo di capire che uomini, che donne sono, cosa pensano, Quello come vale solo per i stanno. calciatori. Chi fa lo sport vero non è diverso. Appunto, perché siamo purtroppo inquinati dall'eccesso di calcio, e scoprire che quell'uomo, come diceva lui dice esageratamente, forse era un optional nella sua vita vincere quella medaglia d'oro. In realtà è la storia di uomini, di donne, nel suo caso di una persona comune che faceva il suo mestiere, l'ha sviluppato e che ha anche praticato lo sport, che sarebbe, credo, anche il modo giusto di insegnare ai giovani l'integrazione tra la vita, lo sport, il divertimento e l'impegno. Ed è venuto fuori questa immagine che io non sapevo, per esempio, di Piazza Duomo coltivata a grano, Appunto, perché ogni angolo delle strade tu l'hai durante visto la sulle guerra. storie, quasi Eh sì, sì, Torino non lo so se faceva cose simili, ma forse no, era una Torino qui qua, campagna più aveva la vicina, campagna più vicina, più campagna simile. sì. E quindi scoprire questa Italia che è nata, che è quella di cui noi ancora stiamo godendo, nata da persone come lui, che sono stati capaci di inventare attività, di renderle fiorenti. Poi
Poi chiudo, poi gli altri particolari li lascio tutti raccontare, ma per rimanere un po' anche su questa storia che non è di uno che, come dire, faceva bene, ma che aveva anche delle idee molto, molto innovative, queste quattro cascine che ho messo insieme erano diventate una comunità, oggi diremmo una comune quasi, no? Cioè questo pensare a un rapporto tra datore di lavoro e dipendente, che di collaborazione piena, che di fiducia reciproca. Lui andava con i contadini ad alzare i pesi, non è che andasse lì col cavallo e il frustino a dire forza, op, Sì, c'è spingete. questa foto qua. Esatto. Ed è quindi, un uomo a tutto tondo che ha amato la famiglia, la sua moglie, i figli e i nipoti lo ricordano ancora adesso. Con ammirazione, evidentemente ha lasciato molte cose belle. Quindi grazie. Deo, frena solo sulla velocità di scrittura, non ti stiamo dietro, hai bisogno di cinque editori tu per questa. Grazie. Tu devi andare via per poco. Grazie, Comunque, ho dato, cioè, c'è anche qualcosa sul sollevamento pesi in questo grazie. libro. Sì, Una piccola parte, sì. Ma anche, in effetti, ho pensato subito come si fa a leggere un libro. Cioè, se uno si interessa al sollevamento pesi, va a comprare, e ci sono i libri di tecnica, eccetera. Ma la novità era studiare l'anima di un sollevatore di pesi. E io sono andato a. Devo dire, devo ringraziare molto la figlia, che adesso ha 94 anni, che è lucidissima, e la nipote, che mi hanno veramente dato un sacco di informazioni, eccetera. Quello di pesce fa la scelta. Ah, sì. Confermo. Praticamente che sono così morti. È la leggerezza dell'allodola, poi. Si contraddice. No. Ma lui è un letterato. Quindi i letterati devono entrare nello spirito dell'anima. Anche un tema come lo sport. Siamo noi che abbiamo trattato lo sport in una maniera molto Che fosse una cosa fuori del potente. mondo, È è vero. Ma vero. infatti la di uomo, lo sport fa Cioè, anche la di uomo. Sei sempre lui. massimo è proprio la storia di Owens, è una storia Vabbè, che se uno vuole ricredere nell'umanità, si legge la storia di Owens Owens. è stato al di sopra di ogni Ma grande anche Coppi, appunto, questo va bene. coppia, aveva anche tutti gli Io, aspetti un po'. ma c'è anche un altro aspetto che nel libro forse, e anche nel titolo viene fuori. Perché frequentando ovviamente quando si fa sport dentro una società come il CUS, che ha tutte le specialità, si entra in contatto con persone che ovviamente fanno cose diverse. Allora, tutti, credo che nell'immaginario, chi fa sport di questo genere, quindi i sollevatori, i lanciatori di peso del disco, io peraltro con Lievore da ragazzo ho provato anche a fare il giavellotto perché ero veloce, è già abbastanza grosso e quindi mi aveva trovato queste cose. Ma tutti tendono a pensare che questi sportivi, che sono con masse muscolari sempre molto potenti, siano anche tendenzialmente aggressivi o cose di questo genere. E invece è esattamente il contrario. Beh, io ho sempre trovato, quando appunto gareggiavo e frequentavo nello stadio, le persone più cortesi e anche gentili proprio tra chi si occupava di queste specialità. Forse deriva anche dal fatto di dover concentrarsi, quindi di avere questa grossa necessità anche di conoscere se stessi, di avere un ambiente intimo con quello che fai. Non lo so se Guarda, confermi questa cosa oppure sì, ma invece. assolutamente. Guarda, la selezione è naturale. Chi si avvicina al sollevamento pesi e ci rimane poi per sempre, perché abbraccia questo mondo particolare. Sì. Mario ha conosciuto anche io un pesista che adesso ha 64 anni, un vecchio pesista. È vecchio, dillo qualcun altro. Specialmente a noi.
Questo siamo diversamente Sì, giovani, sì, sì. no? Beh, Non siamo io diversi, l'ho questa è visto una novità. fare, l'ho visto fare l'anno scorso, quasi, sapete cos'è lo squat, l'ho visto fare 150 di squat. Stasera non è venuto perché è rimasto bloccato Pino. Comunque è un qualcosa che poi uno se lo porta sempre perché ci si innamora di questa situazione. E la cosa bella è che il transfer poi nell'arco della giornata, nelle cose da fare, è fortissimo perché il pesista è una persona che per il pesista o è o non è, perché per andare a provare non lo fai. Non so se è un caso, ma buona parte dei pesisti sono ingegneri. È vero, quando sono andato lì al CUS, tutti Pazzesco questa ingegneri. cosa. Si vede che l'ingegnere quadrato si trova bene con Poi la devo pesista. dire, le ragazze che fanno sollevamento pesi sono proprio carine. Okay. Sì, perché il movimento che fanno veramente, i glutei sono favolosi. Sì, È le ore belle vero, fiera, sì. no? Cioè, vai, calmati Bella perché fiera. ti ricordo che sei registrato. Ah, sì. Ne abbiamo una che è Una di bellissima. fisica, fisica, Sì. fisica. Scientifica, sì. Abbiamo avuto un ingegnere matematico, che si è laureato e andata via. Sono tutti ingegneri. Si trova Ma bene. sempre del sollevamento pesi, nel secolo passato, il grande, più grande forse era un torinese, che poi ha. Sì. Ed era stato per 40 anni professore di ingegneria al Politecnico, quindi. C'è questa forte, sai perché Ci sta questa liaison solo fra ingegneria il cervello, prima nella testa. e Si capisce prima con gli ingegneri. ci sono forse anche degli aspetti tecnici che stimolano Sì, la sicuramente, serie cosa. di leve, biomeccanica. Bene, io Bene, c'è vorrei. qualcuno che ha delle domande, delle curiosità che Mario può sciogliere? No. Volevo sapere se Ecco. il romanzo, saggio romanzo, come diceva l'editore, fra le due cose, ripercorre tutta la vita o solo un periodo preciso della Tutta vita? la vita. Fino Anche a dopo. anche oltre. Sì. Vabbè, quindi Ma ripercorre questa è tutta un'altra specialità di Mario. andare Anche con Owens. Si arriva addirittura a parlare poi dei di figli figli. Sì, di sì, Owens sì. e di Ma lì è Lyle. stata una storia vera, cioè che i Sì. due figli di Owens e di Long sono andati a portare la medaglia d'oro a un atleta quando erano morti tutti e due. Già, Long era morto durante la guerra, ammazzato da un americano, probabilmente in Sicilia. Niente, se io sarei ben contento di firmare qualche copia di questo libro e poi volevo finire, se mi lasciate, con una poesia che è inserita nel libro. Ti lasciamo. Allora, una cosa di cui non abbiamo parlato, che fa parte chiaramente del romanzo, è il suo rapporto con Josephine Baker. Ecco, io ho pensato che lui si paragonava all'Atlante Farnese perché lui in tutte le palestre dove andava vedeva sempre la fotografia di questo capolavoro dell'età ellenistica di Atlante che tiene su la sfera celeste. Poi è andato a Parigi e ha visto la nicchia di Samotrace. Allora ha detto, ma qua è come se io e Josephine Baker, l'Atlante Farnese e la nicchia di Samotrace avessero avuto un rapporto. Bellissima questa immagine. Però lui non l'ha mai conosciuta, Giuseppe Marchè. Questo lo sai tu. Ah, non so, è una domanda che hai Nessuno di noi lo fatto. sa. Ecco Allora, l'interrogativo. anche la figlia ha detto, Non so, voi. ma è possibilissimo anche. È possibile. Perché, come voi sapete, Josephine Baker ha avuto rapporti con più di 1.000 uomini sessualmente. Quindi, perché, essendo Parigi, anche lui non può averla avuto con il tuo pesista. E chi può, dopo 100 Era anni, anche chi è? medaglia d'oro. È innegabile. È innegabile. Tanto è vero, tanto più che la È figlia e incapace. anche la nipote sono ben contenti nel caso l'avesse avuto, perché insomma, Josephine Baker è un. Era un No, mito. ma poi nel libro ho salvato anche. Perché guardate che Josephine Baker ci conosciamo tutti, non è che abbiamo questa età, ma se tu parli con un giovane di 30 anni, non sa chi sia, eppure ha avuto un ruolo importantissimo nella storia della Francia, sociale, e quindi che io riporto nel libro. È stato il braccio destro di De Gaulle contro Hitler, insomma. Grazie.
oltre una grandissima cantante, eccetera, eccetera. È una grande amante. Però non ha mai avuto figli, ben 12, ha adottato 12 bambini poveri tutto il resto del mondo. Vabbè, io terminerei con questa poesia perché è un po' strana, quindi Atlante e Nike, si intitola così. Allora, immagino che ci siamo trovati all'hotel Fournet di Parigi, probabile. Anzi, perché lui era andato a vedere l'ultima gara di suo fratello, che poi morirà in condizioni tragiche. Faceva da 6 giorni, l'ultima 6 giorni che faceva. Perché, ecco, mentre sui giornali, Gazzetta dello Sport, tu vai a cercare Tonani, compariva sempre il nome del ciclista che ha mai vinto una gara, mentre invece lui, medaglia d'oro, non compariva mica. Perché il ciclismo è il ciclismo, certo. Beh, allora lui è andato a vedere l'ultima gara e lì probabilmente ha visto buona corsa, sono andati a vedere la Josephine Baker e quindi poi sono tornato a Milano e l'ultima cosa che ha fatto a Milano, questo è romanzo però, penso che sia andato dal suo confessore a confessare, per dire se muoio sono fregato. Comunque, vi lascio questo. Le lenzuola Bordeaux dell'Hotel Fournet elettrizzano dimensioni oltre il sogno. Beppa e Josie, oro olimpico e regina del Charleston. Un'ora pomeridiana di felicità pura, un amore di marmi stupefacenti, il trionfo dell'ellenismo, tempo lontano che ti fa battere il cuore. Lui, l'Atlante Farnese, lei, la Nike di Samotracia, si cercano nel letto, si annusano stupiti. Forza e fatica, leggerezza e grazia, un amplesso senza tempo e spazio. Testimone di scintille di bellezza, per sempre sacerdote del tempio di sublime armonia. Questa poesia che ho scritto per questi due grandi, grandissimi. E il fatto che si siano messi insieme anche per un'ora per me è importante. Anche per chi li legge. E noi ci crediamo. Ma no, è meglio crederci, tutto sommato, perché chi può dire il contrario? È probabile, è molto più probabile che sia successo. Assolutamente. Fai fatti. È fattibilissimo, quindi. Va bene, quindi del resto lui poi è andato a... a è andato, ecco, la cosa importante che volevo solamente dire è questa, che lui nel 60 smette di lavorare, finalmente va già 70 anni. 70, nel 60, sì. Va a Roma perché ci sono le Olimpiadi, viene premiato per le Olimpiadi precedenti, e allora lui va a Napoli a vedere finalmente l'Atlante Farnese, dal vero, perché si trova. Poi va, poi vede il suo genero, è un personaggio importante, è un giornalista del secolo XIX. Che questo è vero, questa è storia, quindi è poi il marito della figlia del campione olimpico. E quindi lui prega il genero, che ha una vasta cultura, eccetera, lui invece aveva fatto solo la seconda elementare, vuole vivere nel bello. Ha visto l'Atlante Farnese, ha visto Nike Samotracia. Io nella vita ho solo visto fotografie nelle palestre, eccetera. Voglio vivere nel bello. Allora lui dice: vai a Milano, dice, cosa posso andare a vedere? Michelangelo, Leonardo, Mantegna, eccetera, eccetera. Non solo, ma va anche a vedere, a sentire i Beatles, va anche a ballare a Santa Tecla, perché si entusiasma nel ballare i balli degli anni 60. Questo per dire, insomma, il bello trionfa. Posso aggiungere un particolare che è oltre il libro, è che siamo andati all'Odivecchio a presentarlo, sperando di trovare grande attenzione da parte del pubblico, non lo conosce nessuno. Cominciare dall'assessore alla cultura, per cui stiamo noi facendo rinascere questa figura. Se va bene, Una targa da ottobre portare. gli inventeranno una Una festa, palestra. che spero inviti Grazie. territorialmente. Ah sì. Dove andrei? Sono stati Tu sarai un protagonista. Eh sì, e sul ciclista onirico, su quest'estate. Ah, però è lui, intimo, è presso. Ciao. Bravo. Intanto,
Ovviamente possiamo rimanere qua, ma io chiudo il collegamento, ringraziando tutti per l'attenzione e consigliandovi ovviamente di comprare questo librino, approfittando della presenza di Mario che ve lo potrà autografare. Con leggerezza. Con leggerezza. Come E allora? con, Come... io pensavo con la birra, invece. No, con la birra. Grazie.